La nevralgia del trigemino costituisce uno dei dolori più difficili da trattare anche per lo specialista più esperto. Se ne è parlato qui al 35esimo congresso nazionale dell'AISD, l'Associazione Italiana per lo Studio del Dolore. Abbiamo rivolto qualche domanda su questo tema alla dottoressa Vitale, che ha tenuto un'interessante relazione su questo argomento. Allora, dottoressa, innanzitutto una breve introduzione. Che cos'è la nevralgia del trigemino e qualche dato di tipo epidemiologico? Allora, la nevralgia del trigemino è una delle nevralgie più dolorose che possono interessare l'uomo. Interessa tutte e tre le branche del trigemino, spesso, a volte invece solo una o due branche, ed interessa circa 2.500 persone in Italia, con prevalenza delle donne rispetto agli uomini e con prevalenza del lato destro. È detta anche nevralgia del suicidio, in quanto è difficilmente trattabile, non solo perché è tipo di dolore neuropatico, ma anche per la sede in cui questa nevralgia viene a essere localizzata. Dottoressa, lei già un po' accennato, ma perché è così difficile da trattare? Quali sono le cause intrinseche di questa patologia che la rendono appunto una sfida così complessa? Perché è proprio perché è dolore neuropatico, non sempre i farmaci riescono ad aiutarci completamente nel risolvere questa patologia ed a volte hanno anche degli effetti collaterali intollerabili al paziente. Quali sono i farmaci che usate in questi casi? Allora, normalmente si comincia dalla carbamazepina, dalla gabapentina, il topiramato, la dintoina e il baclofene. Quando queste terapie non servono o raggiungono degli effetti tali da essere intollerabili, allora si giunge alle terapie invasive. Ecco, che sono proprio state il cuore della sua relazione qui a Napoli. Ecco, sì. Quali sono le terapie invasive che utilizzate? Allora, le terapie invasive si dividono in terapie a cielo chiuso, e questo significa, vuol dire per via transdermica, senza l'intervento del bisturi, per dirlo in parole povere, oppure a cielo aperto, quando interviene invece il neurochirurgo. Noi in questa sede abbiamo scelto e abbiamo prediletto la microcompressione del ganglio del gas. Ecco, quali sono i vantaggi di questa tecnica? Innanzitutto, ecco, in cosa consiste e quali sono i vantaggi di questa tecnica? Allora, questa tecnica consiste, tramite una metodica con un palloncino che si gonfia e ischemizza e comprime il ganglio del Gasser, da cui partono le tre branche del trigemino, consiste proprio nel comprimere il ganglio del Gasser per 60-90 secondi e quindi ischemizzarlo in modo che le fibre dolorifiche vengano essere rese insensibili. Ecco, una tecnica che si fa in dei hospital, una tecnica facile, complessa? No, come... è una tecnica semplice, è mini-invasiva, ha scarsi effetti collaterali, è indolore per il paziente in quanto si esegue in sedo analgesia o in anestesia generale, ha un risultato immediato, salvo complicazioni, nel 100% dei pazienti, è ripetibile e duraturo nel tempo e soprattutto interessa tutte e tre le branche trigeminali senza determinare dei grossi danni alla prima branca. Sì. 75, basta 75. 25 li aveva fatti prima, sì. Vitale.